Michela Sciurpa, allora, l'unica donna a presiedere una partecipata regionale, ma con un background imprenditoriale molto forte. Allora, come AD di Sviluppo Umbria state sostenendo il territorio, state sostenendo le vostre imprese in questo momento molto, molto difficile, come avete sempre fatto anche durante il Covid? Ma qual è l'esperienza ricavata al servizio della collettività come civil servant adesso, dopo una vita da come imprenditrice? Buongiorno, mi sentite? Sì, benissimo. Grazie, grazie per queste parole, grazie, grazie al Presidente Zurino per l'invito. Saluto tutti i partecipanti. È veramente per me oggi un grande onore essere qui a questo tavolo e poter parlare del mio ruolo, certamente, ma rappresentare in questa occasione una regione come l'Umbria che certamente vuole ripartire. Io in questo contesto mi trovo davvero a mio agio perché sono emozionata dal valore che mi trasmettono le mie colleghe, queste donne di impresa, ma anche che hanno un passato da raccontare, che fanno di loro una storia davvero d'esempio. Mi sento davvero onorata di essere qui fra di voi. E quindi, oltre a parlarvi di quello che oggi svolge Sviluppo Umbria e le attività che mette in campo al sostegno per l'export, vorrei anche fare una piccola parentesi personale, come hanno fatto le mie colleghe. Io vengo da una famiglia di piccoli imprenditori. Mio padre è umbro puro sangue, mia madre è romana. E insieme hanno creato qualcosa di, io oggi lo considero veramente straordinario, perché sono, mio padre oggi è amministratore delegato della filiale italiana di una multinazionale tedesca che, grazie al suo lavoro di prima generazione, distribuisce su tutto il territorio nazionale articoli ed alimenti per animali da compagnia, quindi pet food. E quando hanno iniziato anche il campo dell'export, perché quindi noi ci occupiamo di distribuzione nella grande distribuzione nel canale specializzato, mi hanno riportata in patria, perché io ho avuto la possibilità, la fortuna e ringrazio per questo la mia famiglia, ma anche la mia determinazione di fare un percorso veramente sui generis. Io ho fatto il liceo classico, sono la prima laureata della mia famiglia e quando ho detto ai miei genitori che volevo fare un'esperienza molto importante all'estero, si sono davvero spaventati. Questo però fa parte della mia vita. Io sono stata 20 anni nella Federazione Russa. Quindi potete immaginare come sto vivendo questi momenti. Io parlo russo, ho studiato russo, ho un dottorato in internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, ho portato l'Università degli Studi di Perugia nella Federazione Russa per ben 5 volte con l'Accademia di Finanza di Mosca e oggi di fronte a queste immagini, a queste realtà, io sono veramente, veramente colpita. Non mi sarei mai immaginata tutto l'amore che ho per la lingua che mi ha avvicinato alla cultura, per il popolo, per la letteratura. Tutto questo oggi rischia di essere colpito e di avere delle ripercussioni nelle nostre vite, nelle nostre storie, nella nostra economia. Quindi anche di questo volevo parlare con tutta ovviamente la solidarietà al popolo ucraino. In questo momento quello che più ci preoccupa è chiaramente avere una prospettiva, avere un futuro che possa farci ripartire insieme e per questo certamente con la praticità che ci contraddistingue, ho voluto portare anche il mio percorso di imprenditrice nella
nella gestione di una delle più importanti partecipate regionali umbre, che è proprio Sviluppo Umbria. Sviluppo Umbria è un ente strumentale di cui io sono a capo dal luglio del 2020, che si occupa di sviluppare l'economia regionale attraverso le direttive di internazionalizzazione, innovazione, attrazione degli investimenti e anche promozione del turismo e gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Quindi una serie di attività molto vaste, che comportano anche l'impiego di tante capacità, di know-how e di tanto personale, che è in questo momento, sia durante la crisi che adesso, molto impegnato ad avere come obiettivo il supporto delle nostre imprese. In questo senso Sviluppo Umbria ha ovviamente insieme alla Regione ideato delle misure a supporto dell'export, che oggi sono e devono essere, vista la situazione che stiamo vivendo, sempre più flessibili e diversificate. Devono permettere ai nostri imprenditori di poter sentirsi supportati nei loro piani di internazionalizzazione. Ed è per questo che oggi certamente stavamo vedendo una ripresa dell'export in Umbria, una ripresa che coinvolge il nostro settore agroalimentare, la meccanica, la moda, ma di fronte alla situazione che stiamo vivendo, le soluzioni sono davvero quelle di dialogare insieme anche in queste occasioni e di trovare insieme una modalità di dialogo per poter supportare le imprese, supportare i nostri imprenditori, le nostre imprenditrici oggi, ed avere davvero quel valore, quella qualità che ci contraddistingue nel mondo, portata anche come simbolo di pace. Grazie. Grazie. Grazie della testimonianza, grazie.